Di nuovo c'è lo spirito giusto perché diciamo che c'è la voglia di cambiare, ecco, di cambiare in meglio perché insomma è la necessità, abbiamo la necessità di fare un girone di ritorno sicuramente diverso. I presupposti ci sono, sicuramente abbiamo tutti la voglia di migliorarci per quello che abbiamo fatto, migliorare anche nei piccoli dettagli e migliorare, alzare il livello di attenzione che spesso per dei piccoli dettagli ci sono costati punti importanti. Ecco. Noi sono a disposizione, si sono allenati entrambi, quindi sono convocati, poi vediamo chi. Se è il caso, se qualcuno dei due giocherà dall'inizio, o tutte e due o nessuno, vediamo un pochettino. Ma per quanto riguarda Lulic, sapete tutti, viene dai 5 mesi, ha giocato poco, però veniva anche da un infortunio abbastanza lungo, però ha recuperato totalmente, si allena in maniera intensa, sicuramente mancano un po' i ritmi partita, venendo da un infortunio e giocando poco in questi 5 mesi. Anche Callon ha giocato poco, però si è sempre allenato e l'anno scorso ha fatto pure tante partite, per cui diciamo che in questo momento è più pronto. Ma aggiungono la velocità in avanti di Callon, che è uno che sa attaccare bene la profondità, ecco, non sa saltare l'uomo, quindi da questo punto di vista sicuramente ci dà anche una buona copertura di fascia perché un ragazzo che ha tanta energia, abbastanza veloce, quindi l'ideale per quel ruolo. Ecco. Lui è un mancino che gli piace partire a destra e quindi sicuramente un po' di imprevedibilità la darà sicuramente. E per quanto riguarda Lulic, è un giocatore che può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo. Abbastanza dinamico e ben strutturato anche dal punto di vista fisico per il gioco aereo, è presente in ogni situazione, quindi credo che sono giocatori che sicuramente ci daranno una grossa mano. Ma secondo me non è così perché il direttore sportivo è abituato a confrontarsi con gli allenatori per quanto riguarda i giocatori da prendere e così fa con me. Secondo me ha sempre agito in questa maniera perché in base al sistema di gioco che si vuole adottare si cerca di condividere i giocatori su cui puntare. Magari a volte ci si riesce a raggiungere determinati obiettivi, altre volte meno. Però è chiaro se noi stiamo parlando di portare avanti un progetto tattico, si prendono giocatori che possono interpretare bene quel sistema di gioco. È importante come lo era l'ultima che abbiamo fatto a Genova. Tutte le partite hanno un'importanza notevole, anche perché se vogliamo cambiare passo cercheremo di fare una grande prestazione e portare a casa il risultato positivo. Ecco, quindi ormai da qui alla fine se vogliamo migliorare la posizione di classifica è normale che ogni partita per noi è una partita dove dobbiamo dare sempre il massimo per cercare di portare a casa più punti possibili. Mica le discese sono e quindi che dobbiamo fare? Non le facciamo giocare, ci dobbiamo fasciare la testa prima di romperla. Sono a disposizione, e così come sono a disposizione gli altri due, non vedo perché non li devo convocare se stanno bene, se si allenano da sempre. Se ancora non è arrivato nessuno, sicuramente perché magari la società vorrà raggiungere il primo obiettivo che c'è, ecco, perché se vogliamo prendere un giocatore così per prenderlo, ce n'erano altri che potevamo chiudersi. Dobbiamo tentare il tutto per tutto per cercare di trovare quello che è più adatto e con l'esperienza giusta in questa categoria. Sì, è cambiato tanto, però forse alla fine un paio di giocatori nuovi ci saranno perché devono sostituire terzino esterno sinistro Corradi. Falletti era squalificato comunque, quindi giocherà qualche centrocampista come Luperini a ricoprire il ruolo di trequartista che l'ha fatto in passato, quindi alla fine cambieranno poco, il sistema di gioco è sempre lo stesso e quindi ci aspettiamo una Ternana che nell'ultimo periodo ha fatto abbastanza bene e l'affrontiamo con la giusta attenzione, come giusto che sia. Perché, ripeto, nelle ultime partite hanno fatto diversi punti, hanno espresso un buon calcio, quindi sappiamo cosa ci aspetta e perciò dobbiamo essere bravi a
leggere bene la partita e soprattutto, come dicevo prima, alzare il livello d'attenzione, cercare di non essere mai superficiali in qualsiasi zona di campo, ecco. Perché a volte come ho detto prima, è un peccato che facciamo magari delle prestazioni e poi per qualche episodio non portiamo a termine il risultato pieno. Sì, lo sappiamo che manca qualcosa e si stanno attivando i dirigenti, il presidente, il direttore per cercare di raggiungere qualche altro obiettivo. I due che sono arrivati per me sono giocatori importanti, sicuramente magari mancherà per completare le coppie chi dovrà sostituire Frabotta per fare la coppia con Ricci, magari ci vorrà qualche altro più avanti prima che si chiude il mercato, però intanto le priorità visto che ancora non abbiamo disponibile Diogo, è l'attaccante. Come è stata già detta fatta questa domanda, sono tutti e due pronti, forse tra due è più pronto Gallone diciamo così, l'altro giorno è entrato contro l'Inter, Lulic si sta allenando sempre bene al massimo, magari come ritmi partita un po' meno perché è stato tanto tempo fermo, ecco, l'anno scorso e quest'anno ha giocato poco, però sono tutti e due arruolabili e pronti, ecco, magari se gioca Lulic dall'inizio non arriverà ai 90 minuti, faccio un esempio, ecco, non sto dicendo che giocherà dal primo minuto, però sono disponibili e si sono allenati abbastanza bene in questi giorni. Sì, mister, buongiorno. Mi riallaccio alla domanda del collega sulla partita con la Ternana ed estendo un po' lo sguardo. Avete a gennaio Ternana, Ascoli e Reggiana, sono tre squadre che sono al di sotto del Bari o alla pari del Bari in classifica. Quanto sarà importante far bene in queste tre partite per poter evitare di guardarsi le spalle e cominciare a guardare solo poi verso l'alto, per mettervi anche più in comfort zone della classifica? No, è inutile girarci attorno, sono importantissime e lo saranno anche le altre, per cui dobbiamo pensare che per noi da questo momento inizia un altro campionato e di conseguenza ogni partita dobbiamo dare tutto quello che abbiamo dentro per portarla a termine, ecco, dobbiamo racimolare più punti possibili a prescindere dall'avversario, dalla classifica e da tutto, ecco, abbiamo dimostrato che sappiamo anche far bene anche con squadre un po' più cioè, piazzate meglio in classifica o come noi, per cui da questo punto di vista siamo pronti e credo che nell'ultimo periodo abbiamo acquisito un po' di consapevolezza in più dei nostri mezzi e di quello che possiamo fare in campo nello sviluppo del gioco, insomma, nelle giocate predeterminate, si cominciano a intravedere alcune cose positive e su quello dobbiamo insistere. Sono abituato a fare la box. A dire che ci stanno le scelte, qui non c'è nulla di clamoroso, ovviamente. All'inizio è stato penalizzato dal sistema di gioco, dopo in genere quando abbiamo cambiato a sinistra lui è un giocatore che nel tridente gli piace giocare a sinistra e a sinistra spesso abbiamo utilizzato Sibilli, no? E qualche volta diciamo così gli ho preferito a Schick che in questo momento ha attraversato un buon momento di forma, quindi sono scelte che si fanno, ma non c'entra niente per il resto. Per me, se rimane, sono anche contento che rimane perché è un giocatore adatto per quello che stiamo facendo noi. Però sono 25, ne alleno 25, devo fare delle scelte. Fino alla partita, le ultime partite è entrato pure allo Spezia, non è entrato a Genova, però alla Spezia, per esempio, l'ultima trasferta è entrata a partita in corso, significa che la considerazione ce l'abbiamo. E quindi poi leggo ogni volta che c'è un giocatore che non gioca da diverso tempo, è sicuro che deve andare via. Leggo questo, però noi sappiamo quali sono le uscite e se ci saranno, fin quando non ci saranno, sono contento di allenare perché è un gruppo di ragazzi per bene che merita rispetto comunque, a prescindere dalle scelte che farà la società o che faranno anche i diretti interessati. Se magari qualcuno trova in questo momento poco spazio, è legittimo, se ha qualche altra opportunità, può anche andare via, però, ripeto, noi sicuramente non mandiamo via nessuno, ecco, perché ripeto. Sono intanto ragazzi eccezionali che meritano tutto il rispetto, poi al di là che uno può giocare bene, può attraversare momenti di difficoltà, questo entra nella logica del calcio e può capitare perché se ne abbiamo 25, è normale che ci sono
alcuni ragazzi che sono penalizzati, non li possiamo far giocare tutti, non abbiamo l'autorizzazione per farlo, quindi ci sta che qualche volta, per qualche periodo, qualcuno giochi meno. Mister, torno sul mercato, che magari è un argomento che appassiona più i giornalisti che l'allenatore, lo so, però è una domanda che viene spontanea. Le ottime prestazioni di Benali davanti alla difesa, unite ai tempi ottimistici per il recupero di Maiello e all'arrivo di Lulic, nonostante quest'ultimo abbia detto che preferisce giocare da mezzala, possono portarci a dire che il Bari non cerca un play sul mercato di gennaio? Non è più quello l'obiettivo? Al momento ho detto prima che le priorità sono alte, siamo in tanti in quella zona e ripeto, Benali ha fatto anche bene quando ha giocato in quella posizione, e così come Acampora ha fatto bene quando ha giocato in quella posizione, quindi in questo momento, ripeto, le priorità sono altre e pensiamo di essere a posto in quelle zone del campo. Scusate, parlo ora adesso meno perché c'è il presidente che mi guarda, quindi devo dire...